Ciao a tutti ragazzi, volevo farvi vedere la modifica di quest'auto, la The Class Vigero, che è una muscle car. Secondo me è una delle auto più, diciamo, più belle, più eleganti, perché diciamo che è una questo è un riferimento alla Dodge Charger o alla Dodge Challenger, stile anni 60, anni 70, ed è una macchina che mi affascina molto. Adesso andiamo a modificarla allo Santos Custom. Questa è un'auto che possiede vari tipi di modifiche. È una delle auto, non è la più modificabile, ma è una di quelle che si, non, ma una di quelle che si può modificare molto. Iniziamo, vabbè, queste sono le armature che rinforzano l'auto, quindi si danno girare di meno. Andiamo a vedere parte, diciamo, freni e cose del genere, che sono più modifiche che riguardano le prestazioni. Andiamo a vedere invece le modifiche estetiche, quali, diciamo, questa, per esempio, le marmitte a doppia uscita. Vediamo il cofano, qua è molto interessante. Ecco qui, molto bello. Andiamo avanti. Ecco la verniciatura, andiamo un pochino. Vediamo. Nero carbonio, un bel colore, mi ricorda molto la macchina di Vin Diesel nel film Fast and Furious. Poi si può mettere dentro la gabbia di sicurezza, come potete vedere, per rinforzare l'abitacolo del veicolo. Ci sono un paio di spoiler. Bene, regolabili le sospensioni. Bene, queste riguardano molto le prestazioni, le vediamo dopo. Vediamo la barra di supporto. Ah, grandissima questa, la barra di supporto. È una delle poche auto che la può inserire. Possiamo oscurare i finestrini. Niente, vediamo quanto si può potenziare il motore. Cerchiamo di cioè cercherò di aumentare la potenza del motore al massimo, cioè migliorare quindi le prestazioni del veicolo al massimo. Così facciamo anche la prova su strada. Allora, vediamo le ruote. Le muscle. Ce ne sono vari tipi, come potete vedere. Queste sono per le muscle, ma si potrebbero scegliere anche quelle per l'auto di lusso, lowrider, fuoristrada, sport, sub e tuner. Possiamo colorarle come più ci pare. E poi scegliere, per esempio, le gomme personalizzate che hanno la scritta della marca del copertone. Poi ci sono le gomme antiproiettile che non si foreranno caso dovessero spararvi. E poi anche il colore del fumo rilasciato quando fate le sgommate. Ok,
Andiamo a fare la prova. La prova in piena notte, quindi in stile Fast and Furious. I primi Fast and Furious, quelli dove c'erano le gare clandestine. Adesso dobbiamo trovare il modo di uscire da qua. Ecco qui. Facciamo un'altra prova. Io ho visto in un video tempo fa una persona è riuscita a farla alzare dal lato anteriore, perché questa macchina alla trazione posteriore, quindi in teoria si potrebbe alzare volendo, ma sinceramente non ci sono riuscito. Io vorrei provare quindi forse probabilmente si trattava della versione PC dove avrà modificato le caratteristiche dell'auto. Questa è l'abilità speciale di Franklin, che gli permette di rallentare il tempo con l'auto, che così con l'auto potrà fare anche le manovre più difficili e allo stesso tempo acquisire più velocità. Questa è un'abilità che ha esclusivamente lui. E niente ragazzi, con quest'auto in stile Vin Diesel in Fast and Furious vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.